Ciao ragazzi e ben ritrovati ancora una volta sul mio canale. Oggi passeremo sicuramente ad elencare qual è il Napoli più forte di sempre. Eh sì cari amici, perché oggi mi sono divertito nel creare una top 11 della squadra più forte del Napoli degli ultimi 50 anni. Andiamo a vedere qual è il Napoli più forte secondo me. Pepe Reina è di sicuro uno dei portieri con più titoli vinti in Europa con squadre di club, tra cui un mondiale vinto nel 2010 con la Spagna e due europei nel 2008 e nel 2012. Al Napoli è approdato nell'annata 2013 e vanta un'ottima agilità accompagnata da un buon piede. Ciro Ferrara, nato a Napoli, con cui esordisce nel 1984. È stato anche giocatore della nazionale italiana. Ha vinto con il Napoli due scudetti, Coppa Italia e Coppa UEFA, prima di approdare alla Juventus. Memorabile fu questo gol in Coppa UEFA, su assist di Diego Armando Maradona nel 1989. Resta comunque un difensore agile e veloce. Beppe Bruscolotti, nominato dai tifosi Palo di Ferro. Fu un difensore del Napoli dal 1972 al 1988. È il giocatore con più presenze nel Napoli, con ben 511 partite giocate. È stato il capitano storico del Napoli e lasciò la sua fascia a Diego Armando Maradona. Fabio Cannavaro è il difensore napoletano con più trofei mai vinti dal 1992 al 2011. Vanta numerosi scudetti con Napoli, Juventus, Real Madrid, un mondiale vinto nel 2006 con la nazionale italiana e il pallone d'oro come miglior giocatore al mondo sempre nel 2006. Rudy Kroll è stato un difensore di nazionalità olandese. Ha militato nel Napoli dal 1980 al 1984. È stato un difensore duro da superare nell'uno contro uno ed era dotato di un'ottima velocità. Marek Hamšík è un centrocampista nazionale slovacco, divenuto famoso nel calcio, che conta grazie alle sue prodezze, ma soprattutto grazie alla sua cresta. È al Napoli dal 2007 e già vanta un record. Ha superato Maradona nel numero di gol segnati, dove il Pibe d'Oro è rimasto a 115 reti in maglia azzurra. Lui, ovviamente, lo ha superato. Antonio Giuliano, giocatore nato a Napoli e giocatore della nazionale italiana. È stato un calciatore molto lento, ma da una raffinatezza di piede che gli consentiva prestazioni stupende. Il gioco passava sempre da lui. Giuliano giocò con il Napoli dal 1962 al 1978. Con il Napoli vinse due Coppa Italia, tra cui una nel 68 come squadra di Serie B. Lorenzo Insigne, detto Lorenzo il Magnifico. Attualmente il giocatore con miglior tecnica e raffinatezza balistica sia nel Napoli che nella nazionale italiana. È un abile battitore di punizioni e un buon rigorista. Più di una volta ha affermato di ispirarsi ad Alex Del Piero. Infatti, non di rado, colpisce i portieri con il mitico tiro a giro. No ragazzi, per questo qui vi prego, io alzo le mani, mi inchino al dio del calcio. Diego Armando Maradona. Per il DS o Pibe d'Oro non c'è bisogno di presentarlo. È stato votato dalla giuria popolare il miglior giocatore degli ultimi 100 anni.
veloce, agile nello stretto, tiro potente e preciso. Questo ha fatto di lui il calciatore che ha vinto tutto, sportivamente parlando. Con il Napoli vanta 2 scudetti, 2 Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa UEFA e la classifica marcatori di Serie A. Non poteva mancare uno come lui. Gonzalo Higuaín, il numero 9 per eccellenza. Forte fisicamente e con una gran tecnica. Con Napoli ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, oltre che il numero di gol in Serie A in campionato, ovvero 36, infrangendo il massimo di reti segnate nel campionato italiano. Proviene dal Real Madrid di Cristiano Ronaldo. A Napoli è stato dal 2013 al 2016, prima di approdare alla Juventus. Saluto. Edison Cavani è stato un calciatore del Napoli dal 2010 al 2013, prima di esordire con il Paris Saint-Germain. È un attaccante velocissimo e instancabile. Con il Napoli ha macinato finezza, gioco veloce e continui ritorni in difesa, portandosi sempre in attacco. Vince la classifica di cannonieri in Serie A nel 2012 con 29 reti in 34 partite. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando di seguirmi ancora sulla mia pagina, la Ciro Buono page di Facebook, e invece per quanto riguarda il canale di YouTube, Ciro Buono 1984. Ci vediamo presto, amici. Ciao!